Buonasera a tutti, questa sera parleremo della missione Apollo 8. Proprio in questi giorni... Missione Apollo 8, di cui ricorre il 50° anniversario proprio in questi giorni. Infatti era del dicembre 1968 e... Le domande fate alla fine, grazie. Dicevo, missione Apollo 8, non conosciuta quanto la famosissima Apollo 11, ma a mio parere egualmente importante, perché, come ho messo nel titolo, portò i primi uomini intorno alla Luna a vedere con occhi umani la faccia nascosta della Luna, e fu una missione di record che vedremo poi nel proseguo della serata. Facciamo un passo indietro, siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, le due superpotenze vincitrici della guerra, quindi Stati Uniti e Unione Sovietica, iniziano alla fine della guerra una serie di tensioni che porteranno quella che venne poi chiamata la Guerra Fredda, che durò fino al 1989, alla caduta del muro di Berlino. Guerra Fredda cosa voleva dire? Che intanto non si è trasformata in guerra vera e propria, che sarebbe stata quasi sicuramente una guerra termonucleare che avrebbe portato alla distruzione del nostro pianeta. In sostanza c'erano tanti micro conflitti dei paesi alleati o di uno o dell'altro, e poi c'è stata una guerra in campo tecnologico. Il campo tecnologico sulla Terra come corsa degli armamenti, quindi entrambe le superpotenze cercavano di avere delle armi più potenti, più prestazionali del concorrente. In campo spaziale invece è partita una corsa tecnologica chiamata corsa allo spazio, Space Race, per raggiungere per primi i vari obiettivi che si ponevano davanti ai due concorrenti, quindi Unione Sovietica e Stati Uniti, a partire dal primo satellite nello spazio a terminare con l'esplorazione del sistema solare. Quindi siamo nel 1968 in piena corsa allo spazio. La guerra in campo aerospaziale è stata molto lunga, ovviamente non vi anticipo niente, ma sapete qual è stato poi il vincitore. Però la guerra è fatta di tante battaglie, e le prime battaglie iniziano nell'ottobre del 57. Vediamo i principali punti di queste battaglie. 4 ottobre, le date miliari, 4 ottobre 1957, lo Sputnik 1, primo satellite in orbita intorno alla Terra. Novembre del 57, cagnolino Laika, primo mammifero intorno alla Terra con lo Sputnik 2, altra data miliare nell'esplorazione spaziale, 12 aprile 1961, Yuri Gagarin con la Vostok 1. Giugno 1963, Valentina Tereskova con la Vostok 6, e a chiudere marzo 1965, Alexei Leonov, ovviamente Valentina Tereskova, prima donna nello spazio. 1965, Leonov, primo uomo a compiere una passeggiata spaziale, cioè è uscito dalla Vostok 2 e con solo la tuta spaziale e il casco fluttava nello spazio e osservava il bellissimo pianeta Terra sotto di lui. Possiamo aiutarci con le immagini, questa è la sfera di 60 cm di diametro, lo Sputnik 1, questo è un... ovviamente la foto di Laika diciamo non c'è, perché come sanno quasi tutti, soprattutto gli animalisti, non è tornata indietro, diciamo non era previsto il rientro, quindi poverina, diciamo il cane è stato sacrificato. Però gli hanno fatto, tipo qui la Repubblica Romena, gli ha fatto un francobollo commemorativo. Questa è la Vostok 1, quella originale del Museo dello Spazio di Mosca. Un mio amico c'è stato, conosceva la mia passione, ha fatto una foto e me l'ha mandata. E questo è
è il grandissimo Yuri Gagarin. Valentina Tedeschkova, prima donna nello spazio, e qui è Alexei Leonov, non nel 1965, ma 50 anni dopo, nel 2015, quando io con i miei figli e con Norberto siamo andati a Losanna a incontrarlo, ci ha raccontato tutte le sue avventure spaziali e c'era anche il grandissimo Buzz Aldrin. Quindi, diciamo che dai nomi che vi ho detto si dovrebbe capire in questo momento chi era il vincitore delle varie battaglie. Però nel dubbio vi faccio vedere un filmato, e qui diciamo incrociamo le dita, filmato della vestizione di Gagarin con un sottofondo musicale che dovrebbe essere inequivocabile. Sentite? Gli altri dovrebbero essere fatti. Queste sono le immagini originali di Gagarin che sale sulla vostra cura. E questo è il coro dell'Armata Rossa quella serata di novembre del 2015 a Losanna. Quindi va in continuo. Va bene? No, vabbè, la sua memoria. Il russo. Va bene. Gli altri spero che siano dritti. Comunque. Vabbè, l'audio c'era. Va bene, abbastanza inequivocabile, quindi chi erano i vincitori fino a questo momento? Parlo troppo lontano. Ah, ok, dovevo avvicinarla più. No, va bene. È la bandiera russa con la matta falce e martello e il Sergei Korolev, il direttore del programma spaziale russo, quindi fino a questo momento tutte le battaglie dallo Sputnik a Gagarin sono state vinte dall'Unione Sovietica. Però vabbè, Apollo 8 è una sonda americana ovviamente, quindi cosa fanno i nostri americani? I nostri protagonisti in campo avverso sono il presidente Kennedy, di cui avete già visto 7-8 volte un famoso discorso senza audio, e e Werner von Braun, il tedesco responsabile dello sviluppo delle micidiali V2 durante la seconda guerra mondiale. E alla fine della seconda guerra mondiale von Braun si è furbescamente consegnato agli Stati Uniti, loro hanno intuito il suo potenziale, hanno chiuso più di un occhio diciamo sul suo passato campo nazista e l'hanno nominato come responsabile del programma spaziale americano, e lui in sostanza, sviluppando quelle che erano le V2, è arrivato a progettare e realizzare i principali vettori americani per terminare con il Saturno 5, che è il protagonista delle missioni sulla Luna a partire dall'Apollo 8 e a seguire tutte le altre, quindi anche tutte le 6 allunaggi dal 69 al 72. E loro cosa si sono chiesti?
gli americani dopo queste battaglie perse, cosa possiamo fare? Quindi Kennedy, von Braun e lo staff NASA sono incontrati e cercavano un obiettivo che fosse a medio termine, in modo tale da recuperare il gap con i russi, un obiettivo però mostruosamente avanti che chiudesse la competizione, la Space Race. Questo obiettivo è stato individuato nella Luna. Tenete presente, siamo all'inizio degli anni 60, che dal punto di vista logistico, tecnologico, informatico, non avevano, dico, la minima idea, tra virgolette, però non c'era niente per andare sulla Luna. Gli americani avevano appena mandato Alan Shepard neanche in orbita intorno alla Terra, era stato un lancio balistico, John Glenn ci andrà più avanti, quindi stavano imparando a camminare e si prospettava di fare una maratona. Ci hanno creduto, e qui direi la grandezza di questi due personaggi raffigurati, hanno messo in piedi un programma Apollo, 400.000 persone coinvolte in una decina d'anni, da metà degli anni 60 a metà degli anni 70, un grandissimo sforzo di tantissimi americani. Gli americani ci credevano, anche perché avendo un presidente così, che poi purtroppo è stato assassinato e quindi nel 63, quindi non ha visto poi la realizzazione del suo sogno, era riuscito a trasmettere gran parte di questo entusiasmo. Questo lo dico perché ogni tanto ci viene chiesto: ma perché adesso dovrebbe essere più facile, dovremmo andare sulla Luna ogni settimana? Questi l'hanno fatto 50 anni fa con dei mezzi tecnologici e informatici molto inferiori rispetto ai nostri. Hanno speso tantissimi soldi, erano in guerra con l'Unione Sovietica e era coinvolta l'intera nazione, cose che adesso sono molto, molto più difficili da realizzare. Vi faccio sentire l'audio del famosissimo discorso che ha tenuto Kennedy nel settembre del 62 alla Rice University in Texas. Io l'ho sentito per la prima volta qui a Trezzano, ce l'aveva mostrato il grande Valerio Grassi, e ci diceva, guardate, bellissimo messaggio, quando Kennedy dice: abbiamo deciso di andare sulla Luna non perché è facile, ma perché è difficile. Quindi buttare la sfida a tutta la nazione. Allora, vediamo i filmati. Allora lo devo tenere più vicino. Sentite? Why, 35 years ago, why the Atlantic? Why does Rice Lake, Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that vote will serve to organize and make you the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Bene, secondo me questo è un bellissimo discorso di Kennedy. Vorrei farvi notare anche la seconda parte, quando lui dice a
chiesto a questo alpinista, George Mallory, perché vuoi andare a scalare le montagne, perché la montagna è là. Questo è lo spirito dell'uomo di guardare oltre la collina, lo spirito che ha portato i primi ominidi da 3 milioni di anni fa dal Corno d'Africa a colonizzare tutta la Terra. E questa è una delle motivazioni per cui si va nello spazio, a mio parere la più nobile. In un'intervista qualche tempo fa, un incontro con Samantha Cristoforetti, gli è stato chiesto quali sono i motivi principali per cui si va sulla stazione spaziale, si va nello spazio, e lei ne ha elencati tre. Il primo è questo, quindi guardare al di là della collina, che a me è quello che affascina di più. E poi c'è la ricerca pura, che ovviamente si fa sulla ISS, e lo sviluppo tecnologico. La ricerca pura e sviluppo tecnologico, anche dalle missioni Apollo, abbiamo avuto tantissime ricadute. Però forse quello più affascinante è come quello che spinge ad andare in montagna, arrivare in cima a una vetta. Questa è la copertina del Time di qualche settimana prima della nostra vicenda, quindi di fine novembre e inizio dicembre del 68. La corsa allo spazio è diventata Race for the Moon. Questo è un russo e questo è un americano, quindi la rivista Time si chiede chi arriverà per primo sulla Luna. Facciamo il punto della situazione per quanto riguarda gli americani. Dopo i programmi Mercury e Gemini, i Mercury sono quelli che hanno portato i primi americani nello spazio, Gemini era già preparatorio per le missioni Apollo, c'erano due astronauti, facevano molti test in orbita, già prevedendo quello che sarebbe potuto accadere con le missioni Apollo. Le missioni Apollo iniziano ufficialmente all'inizio del 1967, purtroppo con un gravissimo incidente, che è l'incendio della capsula dell'Apollo 1 che avviene a terra, dove persero la vita Grissom, White e Chaffee. Grissom tra l'altro Grissom è uno dei Mercury 7, quindi uno dei primi americani ad andare in orbita, e Ed White è il secondo rispetto a Leonov, è stato il primo americano a fare una passeggiata spaziale. Bene. Purtroppo morirono nell'incendio della loro capsula a terra. Non mi addentro adesso nei dettagli tecnici, comunque era un errore di programmazione, sia di procedure e anche di costruzione della capsula. Una cosa grossa era quella che il portello si apriva solo verso l'interno e non all'esterno, e non ha permesso di uscire velocemente. E poi c'era l'atmosfera satura di ossigeno, per cui all'interno della capsula, alla prima scintilla, c'è stato un incendio che li ha uccisi. A questo punto è stato messo in discussione addirittura il programma spaziale americano. Fortunatamente hanno deciso di continuare, c'è stato un ritardo di più di un anno. Prima missione con persone a bordo è l'Apollo 7 del ottobre del 68, quindi sono passati quasi due anni. Apollo 7 che però riesce benissimo, con una versione ridotta del Saturno 5, il Saturno 1B, comunque un razzo considerevole, e una capsula, un modulo di comando dell'Apollo. Questi tre astronauti sono andati in orbita, sono rimasti una decina di giorni e tutti i test che hanno fatto hanno dato esito positivo. Per cui, come potete immaginare, dopo il 7 viene l'8. Ci avviciniamo ai nostri protagonisti. I nostri protagonisti che inizialmente non erano loro, perché l'Apollo 8 doveva essere una missione che doveva testare il modulo lunare in orbita terrestre. Due motivi hanno portato a cambiare la programmazione. Il primo, che come mi ha spoilerato Norberto nella convocazione via Facebook e via email, gli americani
avevano delle informative CIA per cui si erano resi conto che i russi erano molto, molto vicini a mandare qualcuno sulla Luna. In realtà sappiamo che non era così, i russi avevano grossi problemi con il loro vettore N1 che aveva troppi motori da controllare con i loro computer rudimentali, però sembrava proprio che fossero molto più avanti, no? Siccome gli americani fino a quel punto avevano perso tutte le battaglie, non è che possiamo perdere anche quella con la Luna. Quindi sono preoccupati parecchio. Seconda cosa, lo sviluppo del modulo lunare era indietrissimo. A questo punto, nell'agosto del 68, la NASA decide, bene, mandiamo qualcuno sulla Luna, anche se non siamo proprio convintissimi di poterci riuscire nel giro di qualche mese. Teniamo il programma segreto, aspettiamo l'Apollo 7 di ottobre, se con l'Apollo 7 va tutto bene, noi a dicembre mandiamo 3 astronauti intorno alla Luna e iniziamo a vincere una bella battaglia con i russi. Quindi vengono cambiati gli equipaggi, perché l'equipaggio iniziale di Apollo 8 era molto più esperto, McDivitt era molto più esperto nell'utilizzo dell'EM. Viene fatta una telefonata in agosto a Frank Borman, che sarà poi il comandante di Apollo 8. Gli chiedono, senti, tu dovevi andare l'anno prossimo nello spazio, vuoi andarci fra 4 mesi e vuoi andare sulla Luna? Ovviamente non ci ha pensato molto. E nel libro di Jeffrey Kruger c'è anche il racconto di quando lui va ovviamente a raccontarlo alla moglie. È vero che erano tutti militari, quindi andavano in missione, spesso in via di casa, però da dire alla moglie, fra 5 mesi vado sulla Luna, non capita tutti i giorni, non è capitato a molte persone. Il simbolo, la patch della missione è molto bella, perché è l'8 del numero progressivo e poi anche la traiettoria che faranno i nostri 3 bravi astronauti, partono dalla Terra, passano intorno alla Luna e tornano indietro. I principali dettagli tecnici della missione, iniziamo a vedere qualche record, no? Come vi dicevo all'inizio, useranno per la prima volta il Saturno 5, perché Apollo 7 è andato con una versione depotenziata, più piccola. Serve il Saturno 5 perché serve spinta e energia per arrivare sulla Luna. Tenete presente, come diciamo sempre, che in orbita si è a qualche centinaio di chilometri, la ISS è a 400 chilometri, la Luna a 400.000, quindi diciamo c'è un fattore 1000. Quindi ovviamente Saturno 5 è un razzo mostruoso, come vedremo dopo. La missione durerà 6 giorni, saranno i primi esseri umani a lasciare l'orbita terrestre, saranno i primi esseri umani ad entrare in orbita intorno alla Luna e i primi esseri umani a vedere la faccia nascosta della Luna. Non saranno le prime immagini della faccia nascosta della Luna, perché quella le avevamo già avute nel 1959 da una sonda automatica russa, tanto per cambiare, si chiamava Luna 3, che i russi avevano mandato, aveva fotografato la faccia nascosta della Luna. Però avere delle persone che la vedono è tutta un'altra cosa. Facciamo conoscenza con l'equipaggio, Jim Love, Frank Borman e Bill Anders. Il comandante Frank Borman del 28, quindi 90 anni quest'anno, della US Air Force, quindi dell'aeronautica militare americana, ha già esperienza, ha già volato su Gemini 7 con quello che sarà il comandante del modulo di comando, Jim Love, sempre del 1928, della Marina degli Stati Uniti, che ha volato con Gemini 7, ovviamente con Frank Borman, Gemini 12 con mitologico Buzz Aldrin, e poi volerà con Apollo 13, ma questo sapete che è un altro film, ecco. Mancano 2 anni ad Apollo 13. E infine il pilota del modulo lunare, questa è la denominazione, anche se, come vi dicevo, il modulo lunare non è stato imbarcato in questa missione perché il suo sviluppo era molto indietro. Bill Anders del 33, anche lui dell'aeronautica militare americana, quindi tutti militari, ed è al primo volo spaziale. 21 dicembre 1968, Cape Canaveral,
anche questo un'altra, un altro record, è la prima partenza dalla rampa 39 che noi ferraioli presenti abbiamo visto in pellegrinaggio. Gli altri partivano sempre da Cape Canaveral, però dalla base dell'aeronautica, quindi questa rampa che poi è stata utilizzata per tutti i successivi lanci sulla Luna. E Saturno 5 è un mostro, 110 metri di altezza. Tenete presente che la Madonnina del Duomo è 102-105 metri, il Palazzo Pirelli Vecchio 127, quindi si vede a un certo punto alzarsi la terra, una cosa con diametro 10 metri, alta un po' di più della Madonnina del Duomo, o diciamo un po' di meno del Palazzo Pirelli. Fa abbastanza impressione. 3.000 tonnellate a pieno carico, arrivano in orbita lunare 49. La differenza è quasi tutto cherosene e ossigeno liquido. Chiaramente ce n'era parecchio di carburante per poterli portare in orbita e poi successivamente verso la Luna. Dalla Terra alla Luna, primo, secondo, terzo stadio, si arriva a 28.000 km all'ora, che porta l'Apollo 8 in orbita intorno alla Terra. 28.000 km all'ora, se qualcuno di voi si ricorda, è la stessa velocità più o meno che va la ISS, quindi è proprio quella velocità che permette a un oggetto di restare in orbita intorno alla Terra. Si fa poi un check-up completo dello stato del veicolo. Vi ripeto, non c'è il modulo lunare, però tutto il resto è in configurazione come se si dovesse allunare. A questo punto il Capsule Communicator, quindi il Capcom, che è un astronauta a Houston addetto alle comunicazioni con gli altri astronauti in volo, gli dice: Apollo 8, you are go for TLI, cioè siete pronti per il viaggio translunare. Cosa fanno? A questo punto accendono il terzo stadio, il primo e il secondo erano stati già sganciati, e il terzo stadio porta una velocità di 39.000 km all'ora che permette al modulo di comando, al modulo di servizio, di lasciare l'orbita terrestre e di andare verso la Luna in un viaggio di poco meno di 3 giorni per arrivare sulla Luna. Questo, ho fatto una foto del libro Apollo 8, si vede, sono contento che si vede abbastanza bene. Questo è il modulo di comando, diciamo, questa è l'astronave che è partita dalla Terra in questo momento che vi ho detto e va verso la Luna. Modulo di comando e il modulo di servizio, l'ho attaccato, manca il modulo lunare, però è questo qui il motore del modulo di servizio che utilizzeranno quando? Allora, sono partiti qua dalla Florida, hanno fatto un giro intorno alla Terra, poi hanno acceso i motori e sono partiti in un viaggio di 3 giorni con la Luna. Quando arrivano alla Luna, qua dietro, nella faccia nascosta, dovranno accendere questo motore per rallentare la velocità e essere catturati dalla trazione gravitazionale lunare e fare le orbite intorno alla Luna. Poi, alla fine della missione, e lì sarà, poi vedremo, abbastanza rischioso, riaccendono sempre in questo lato il motore che li porta a rientrare verso la Terra, si arriva e poi si ammala. Diciamo, sembra facile, ma non lo era e non lo è neanche adesso. Abbiamo anche il sottofondo musicale. Un altro record di questa missione sono stati i primi esseri umani a vedere la Terra nella sua interezza. Nella prossima slide faccio vedere la fotografia che ha fatto Bill Anders, e infatti disse è una Terra senza cornice, perché tutte le altre erano foto fatte da sonde automatiche. Qui già, ecco, una cosa indimenticabile per loro e poi per chi ha visto le fotografie dopo sviluppate a Terra, vedere il nostro pianeta nella sua interezza, perché quelli che erano andati in orbita intorno alla Terra ovviamente lo vedevano, ma non in lontananza come hanno fatto loro. Sono in viaggio in modalità barbecue, per tutti quelli che hanno visto Apollo 13 sanno cosa vuol dire,
l'astronave viene fatta girare lungo l'asse principale per evitare che ci sia un troppo riscaldamento della superficie che è verso il Sole. Quindi mentre in volo verso la Luna viene fatta girare come uno spiedino. Il viaggio procede senza grandi novità, qualche malessere, 2 su 3 avevano sofferto di mal di spazio, però poi problemi risolti, sono pronti per l'inserimento in traiettoria lunare. Arrivano appunto vicino alla Luna e cosa devono fare? Devono andare nella faccia nascosta della Luna, che non solo vedranno per la prima volta, ma quando sono dietro non possono comunicare con la Terra. Quindi qualsiasi operazione dovranno fare, e ne dovranno fare anche di importanti, non potranno avere il supporto di Houston, quindi del centro di controllo. Questa è la famosa foto della Terra. Questa è l'America del Sud, il Sud è in alto, al contrario, vedete? Questa è l'America del Sud e questa dovrebbe essere l'Antartide. Foto fatta da Bill Anders, come vedremo dopo anche nelle altre foto storiche di questa missione, una bellissima frase, bellissimo concetto espresso poi da tutti e tre questi astronauti, è stato che loro, quando sono tornati, hanno detto: noi eravamo partiti per andare a esplorare e a scoprire la Luna, in realtà abbiamo scoperto la Terra e quanto è bello il nostro pianeta. Poi nella famosa alba di Terra vedremo un'altra foto iconica, però già questa, ecco, essere i primi umani a vedere la Terra così, più bella della Luna sicuramente. E quindi loro volevano scoprire la Luna, ma in realtà hanno scoperto la Terra. In orbita lunare, come vi dicevo prima, sono andati nella faccia nascosta. Cosa dovevano fare nella prima orbita? Accendere 4 minuti i motori per rallentare la velocità dell'Apollo 8, essere catturati dalla gravità lunare. Inizialmente hanno fatto un'orbita di 300 km, poi una successiva accensione dei motori erano a 100 km. Alla fine erano in orbita a 100 km dalla superficie lunare. Sempre per fare i confronti, la ISS è a 400, loro erano molto vicino, infatti hanno visto molto bene tutta la superficie lunare. Dovevano fare tante attività perché, come vi dicevo prima, questa era una missione anche di preparazione, di studio per le successive missioni. L'obiettivo era quello di portare qualcuno a camminare sulla Luna, per cui hanno fatto tantissimi test quando erano in orbita e poi dovevano fare tante foto della Luna, soprattutto della parte nascosta che era meno conosciuta. Durante la quarta orbita ne hanno fatte 10, allora ogni orbita erano circa 2 ore, impiegavano 2 ore ogni orbita, ne hanno fatte 10, quindi sono state in orbita lunare 20 ore. Durante la quarta orbita succede qualcosa di inaspettato. Sono tutte e tre ovviamente nel modulo di comando, a un certo punto vedono che c'è la Terra che sorge dall'orizzonte lunare. Questo succede perché erano in volo, perché ovviamente come ben sapete la Luna è gravitazionalmente bloccata con la Terra, quindi ci mostra sempre la stessa faccia. Un ipotetico abitante lunare, un lunatico come li chiamava Keplero, se fosse sulla Luna vedrebbe la Terra sempre alla stessa altezza. Invece, muovendosi in orbita intorno alla Luna, a un certo punto loro hanno visto spuntare, dopo vediamo anche il filmato, dovrebbe essere dritto, hanno visto spuntare la Terra dall'orizzonte lunare, una cosa veramente inaspettata e spettacolare.
da cosa è nato da qui, è nata una delle fotografie, personalmente è una di quelle che mi piace di più in assoluto, però è una foto iconica delle missioni spaziali del Novecento stesso, è stata per anni pubblicata e dovrebbe, tutti gli appassionati di spazio, come sottoscritto, dovrebbero averla in casa. Vedo Barbara, noi l'abbiamo comprata al Kennedy Space Center. E storia di una foto iconica e di una piccola polemica. Allora, vi racconto come è stata fatta la foto, guardiamo il filmato e poi vi racconto la piccola polemica. Loro stanno finendo la terza orbita, arrivano alla quarta, Frank Borman il comandante dice: accendete un attimo il motore di manovra e giriamo l'Apollo 8, ma per motivi per vedere meglio la superficie lunare, non pensava cosa sarebbe successo. A un certo punto, perché faccio un passo indietro, mi potreste chiedere, ma perché le prime tre orbite non l'avevano vista? Non l'avevano vista perché non era posizionato i finestrini in maniera tale da vederla, ma ovviamente anche le prime tre orbite c'era sempre l'alba della Terra, ma loro non l'hanno vista e quindi non vedendola non sapevano che c'era questo bellissimo spettacolo. Gira quindi Borman, gira l'astronave, Bill Anders vede dal finestrino questo spettacolo, non capisce più niente, fa una foto in bianco e nero e poi dice a Lovell: prendimi un rullino a colori, ma quale, il C306? Senti, prendimi il primo che trovi, sbrigati, il primo che trova, e quindi vedremo poi nel filmato, ci sono proprio le voci originali degli astronauti, grande concitazione, carica il rullino a colori, non c'è più la Terra, si era spostata. No, era uscita dal finestrino, fortunatamente dopo un attimo entra nell'altro finestrino e fa le due foto storiche, che sono queste. Spero che non sia la prima volta per nessuno che la vede. Questa appunto è l'alba della Terra, l'Earth Eyes. Questa è la versione conosciuta dalla maggior parte delle persone. In realtà era stata fatta con questa angolazione, però beh, la fotografia è la stessa. Poi poco dopo ne ha fatta un'altra con la Terra ancora un po' più in alto. Come ha scritto, siccome poi la piccola polemica è sulla paternità della foto, allora, come ha scritto Attilissimo, secondo lui, e io sono d'accordissimo, la paternità è di tutti e tre gli astronauti, perché Frank Borman ha girato, anche senza sapere qual era poi la cosa che sarebbe successa, però ha girato l'astronave. Bill Anders ha visto dal finestrino la Terra sorgere, ha fatto le foto e G9 gli ha preso in tempo zero il rullino fotografico. Vi faccio vedere questo filmato, che è del 2013, quindi quando c'è stato il 45esimo anniversario di questa missione, è ricostruita la sonda Apollo 8, il modulo di comando e il modulo di servizio sono ricostruiti digitalmente. Le immagini sono immagini della LRO, la sonda che è in orbita intorno alla Luna dal 2009, quindi le immagini sono vere immagini, e anche l'audio che sentirete è originale. Guardate la data, 24 dicembre. Le immagini sono della LRO, quindi è luna vera. Thank you.
qualche spunto. Veloce. Vabbè, Andes continua a dire di far veloce, è uscito la finestrina. E questa è la seconda. Dai, dai. Questo era dritto. A un certo punto. A un certo punto avete sentito, quando Anders la vede per la prima volta, no? Dice, ah guarda che bello spettacolo, e Frank Borman gli dice, no, lascia stare che non è schedulata. Ovviamente era una battuta, sapete, poi chi di voi ha visto i manuali, i programmi, tutte le cose che avevano da fare, come è anche sulla ISS adesso, hanno i programmi ogni 5 minuti, no? Devono fare la tal cosa, poi quella successiva. Ovviamente non c'era scritto fare la fotografia più bella della storia dell'esplorazione spaziale, e quindi vabbè, Borman gli ha fatto questa battuta. Mi fermo? La piccola polemica ve la riassumo. In sostanza la polemica è nata per quanto riguarda la paternità di questa foto. Allora, loro durante la missione, che è durata 7 giorni, potete immaginare quante cose abbiano dovuto fare e quante operazioni hanno fatto, quindi sicuramente non si ricordavano esattamente tutto quello che facevano. In più c'è stato uno dei tanti errori di trascrizione per quanto riguarda le comunicazioni tra di loro, quelle riservate, che 20 anni dopo, nell'88, sono state rese pubbliche. Ve la faccio breve. A Frank Borman sembrava che quella foto l'avesse fatta lui e che Anders avesse fatto solo quella in bianco e nero. Anders era convinto di averle fatte tutte e tre lui. A quel punto Gene Lovell disse, più che altro per scherzo, anche io l'ho fatta io. Quindi tutti e tre dicevano che erano loro gli autori della fotografia. In più, un'errata trascrizione sembrava dare la paternità a Borman, e avete visto, le foto le ha fatte Bill Anders, ma questo audio, questo filmato sono recentissimi. L'altra cosa era che mentre qualche astronauta sulla fantasia
di qualche astronauta si poteva anche così spendere qualche parola sulla correttezza morale di Bormann, nessuno aveva dubbi. In realtà lui si ricordava male e c'era questa errata trascrizione. Quindi fino a 4-5 anni fa c'era proprio il dubbio su chi fosse stato l'autore della foto. Con questi audio che avete sentito, diciamo, il dubbio non c'è, quindi è stato Wim Anders. I meriti li diamo a tutti e tre, però la foto l'ha fatta lui. Piccola chicca finale, uno degli autori dell'audio di questo filmato, Andrew Chaikin, che è un giornalista, scrittore americano appassionato di spazio, ovviamente ha fatto tutto questo lavoro, quindi sapeva bene come erano andate le cose, aveva intervistato tutti gli astronauti. L'anno scorso è andato a vedere l'eclisse di sole del 21 agosto assieme a tanti altri e poi ha fatto una foto, l'ha mandata via mail a Wim Anders, scusate, a Frank Borman, e gli ha detto: hai visto, ti piace la mia foto dell'eclisse? Frank Borman gli ha telefonato e gli ha detto: guarda, molto bella la tua foto dell'eclisse, però ma appena telefonato Anders ha detto che l'ha fatta lui. Un po' di polemiche. Vabbè, comunque questa a me la missione Apollo 8 piace particolarmente per due o tre motivi. Uno è questo, non so se sia capito. Sono quindi la quarta orbita, hanno fatto tutto questo cinema per fare la foto, sono in orbita lunare, fanno 24 minuti di diretta video mondiale. Chi di voi ha visto ovviamente Apollo 13 è molto simile, cioè si riprendevano con la telecamera in bianco e nero e facevano vedere un po' quello che stavano facendo sul modulo di comando della capsula. Poi durante la nona orbita, quindi siamo quasi alla fine della loro missione sulla Luna, siamo alla vigilia di Natale del 68, loro fanno in sostanza gli auguri di Buon Natale a tutta l'umanità. In che modo? Tre, quattro settimane prima si erano messi d'accordo e avevano deciso che avrebbero letto un passo della Bibbia, della Genesi, un passo a testa, e poi avrebbero fatto gli auguri di Natale in diretta video mondiale. Questa è stata la trasmissione TV più seguita fino a quel momento, ovviamente, nella storia. 7-8 mesi dopo è stata sorpassata da un'altra vicenda ben nota, però fino a quel momento era stata la trasmissione più vista. Una persona su quattro sulla Terra si è ipotizzato che l'abbia vista. E concludevano con questa, a mio parere, bellissima frase. Frank Borman disse: l'equipaggio dell'Apollo 8 conclude augurandovi buonasera, buona fortuna, buon Natale e che Dio vi benedica tutti voi che siete sulla buona terra. Allora, ricevere gli auguri di Natale da tre astronauti che sono a 400.000 km sul nostro satellite naturale, secondo me ha un bel impatto emotivo, che si creda nel Natale o meno. Poi magari alla fine apriamo anche un dibattito con la sezione anticlericale del CART, che è sempre numerosa. Esatto, che è sempre molto, molto presente. Però sempre per far felici quelli della sezione, vi beccate un altro video con la lettura della Genesi. Sentite?
Non la fa vedere tutti i sei giorni, eh? È una sintesi. Allora, dopo questo bellissimo messaggio di auguri, siamo alla vigilia di Natale, fanno un'altra orbita, che è l'ultima, la decima, entrano nel 25 dicembre, quindi il quinto giorno di missione, dopo 20 ore circa e 10 orbite lunari, accensione dei motori nel lato nascosto. Come vi dicevo prima, questo è un altro dei momenti tragici, tra virgolette, nel senso che ci sono tre possibili soluzioni all'accensione dei motori. Vi ho fatto vedere nell'immagine iniziale della missione cosa serve: ad accelerare l'Apollo 8, dargli quella velocità necessaria per lasciare l'orbita lunare e andare verso la Terra. Devono essere accesi i motori per un determinato periodo e poi spenti. L'accensione deve essere necessaria per far lasciare la Luna e arrivare sulla Terra. Questa è l'opzione A, quella giusta. La B, che non va bene, è quella che vengono accesi troppo poco, quindi non riescono
a lasciare la Luna e rimangono in orbita lunare per l'eternità. La C è quella che li accendono troppo, partono troppo veloci e passano davanti alla Terra e quindi rimangono nell'eternità in orbita nel sistema solare. E ovviamente sulle tre ce n'è solo una che ci va bene, e il problema di Houston era che l'accensione veniva sempre nel lato nascosto, quindi durante la decima orbita nel lato nascosto accendono i motori, quando compaiono ovviamente l'accensione era stata fatta per il tempo giusto, ha funzionato i motori, è andato tutto bene, e Lovell come prima cosa disse: signori, volevo dirvi una cosa, esiste Babbo Natale. Che ovviamente lui intendeva: c'è andata di gran fortuna, abbiamo visto Babbo Natale, ce la siamo vista brutta, però adesso siamo in viaggio verso la Terra. I complottisti invece cosa dicono? Che lui ha visto sul lato oscuro della Luna degli alieni e quindi gli ha detto: ho visto Babbo Natale. Diciamo che abbastanza poco credibile. Sono in viaggio verso la Terra. In vista della Terra sganciano il modulo di servizio, quel cilindro, e rimane soltanto il cono davanti, il modulo di comando, dove sono dentro loro Borman, Lovell e Anders, e si preparano a rientrare nell'atmosfera. Rientro nell'atmosfera che avverrà a 40.000 km all'ora, velocità che non era mai stata testata, perché sia le Vostok russe che le Mercury gemelle americane partivano dall'orbita terrestre, quindi avevano una velocità molto inferiore. 40.000 km all'ora è anche questo un record, una novità, entrare in atmosfera, quindi un altro enorme punto di domanda che poi ha comunque funzionato. Un tuffo nell'oceano, perché si sono tuffati a 6,8 g, quindi quasi 7 volte il loro peso. Lo scudo termico ablativo funziona, vengono raggiunti 5.000 gradi e parte del modulo di comando dell'Apollo 8 evapora, quindi avevano escogitato questo sistema, parte del rivestimento sarebbe proprio volato via per il calore, e con questa modalità tenevano la temperatura sotto controllo, che comunque fuori raggiungeva i 5.000 gradi. I tre paracadute funzionano fortunatamente, e a 30 km all'ora il 27 dicembre del 1968 Apollo 8 ammara nell'Oceano Pacifico, c'è la portaerei USS Yorktown che a recuperarli. Il viaggio di ritorno è durato 57 ore e 23 minuti, l'intera missione poco più di 6 giorni. Eccoli qui appena scesi dall'elicottero che li ha recuperati. Questo è l'Apollo 8 con i palloni che avevano usato per raddrizzarlo una volta che era caduto in mare. Faccio notare ai più che tutte le missioni americane sono sempre state con rientro veramente morbido, perché rientravano nel mare, perché comunque gli americani hanno un grande controllo degli oceani, controllo dal punto di vista militare, quindi hanno navi sparse un po' per tutto il mondo. Al contrario, i russi non hanno controllo degli oceani, quindi la loro rientro morbido avviene sulla steppa, come abbiamo visto anche ultimamente tutti gli astronauti, anche italiani, che sono rientrati con le Soyuz, cadono a 40 km all'ora, però su una superficie rigida. Quindi, come raccontava Nespoli, è diciamo rientro morbido, ma non troppo. Allora, questo era una chicca che ho scoperto 3 giorni fa,
nelle celebrazioni, hanno iniziato già le celebrazioni del 50° anniversario negli Stati Uniti, e ieri a Washington, alla National Cathedral, hanno fatto una mega conferenza aperta al pubblico, gratuita, dove uno degli speaker, guardate chi è, questo è Jim Lovell. Jim Lovell, non sei andato? No, sto preparando, fino alla preparazione. Questa è Jim Lovell, 5-6 ore fa, perché l'11 dicembre, ovviamente noi siamo avanti 7 ore, quindi è finita la conferenza questa mattina. Un arzillo novantenne, io ho sentito filmato che, diciamo, per motivi tecnici, visto che abbiamo avuto qualche piccolo ritardo all'inizio, non siamo riusciti a caricarlo, anche se ringrazio Stefano Tosi che mi ha preparato. Ce l'ha chiaretto, vabbè, forse. Sì. Comunque, in sostanza, lo sentite parlare in maniera eccellente per un novantenne, e a me ha fatto grandemente piacere. Quando lui inizia a parlare, ovviamente c'è una standing ovation di tutta la cattedrale, che è meritatissima per il personaggio. Ultimo record dell'Apollo 8, tutti e tre i componenti sono vivi e vegeti, quindi tutti e tre sono ancora, stanno benissimo. Uno dei tre poche ore fa parlava davanti a una grande platea. La missione è perfettamente, quindi Apollo 8 è perfettamente riuscita. Qualche appassionato di spazio gli aveva mandato una lettera dicendo: avete salvato il 1968, perché come chi ha un po' di conoscenze di storia saprà bene, chiaramente 68 non è ricordato per l'Apollo 8. Ci sono stati ben altri eventi non grandemente positivi come questo. Ve ne dico solo qualcuno: assassinio di Martin Luther King e di Bob Kennedy, il fratello di John Kennedy, questa negli Stati Uniti. Guerra del Vietnam, che ha fatto, faceva e avrebbe fatto un sacco di morti tra gli americani. La contestazione studentesca in Europa. Quindi sicuramente il 68 è primavera di Praga, poi. Quindi l'invasione dei carri armati sovietici in Cecoslovacchia, tutti eventi direi con connotazione negativa. Quindi qualcuno gli ha detto a loro: grazie, avete salvato il 1968. Ad Apollo 8 seguiranno le missioni Apollo 9 e Apollo 10 per testare il modulo lunare e le relative procedure in orbita terrestre il 9 e in orbita lunare il 10. Durante i titoli di coda, come stanno bene i miei figli, che mi fermo sempre a vedere i titoli di coda fino in fondo di tutti i film, soprattutto quelli della Marvel, e anche qui, diciamo, visto che un film con protagonisti americani, e durante i titoli di coda si danno le anticipazioni della prossima puntata della saga Apollo, che, come ovviamente immaginate, è in programmazione a luglio 2019, però vi faccio vedere anche una premiere video. Thank you.
sicuramente è l'introduzione del documentario Moonscape che ha curato Paolo Attivissimo. Io l'ho messo come anticipazione appunto della programmazione che ci sarà da luglio 2019, nel senso saranno i 50 anni dell'Apollo 11, eccola qui, Apollo 11, visto che noi eravamo partiti con la Space Race, quindi la gara per arrivare agli obiettivi spaziali, la Space Race la vincono gli americani. Con Apollo 11 ho quasi terminato, non ho messo la foto degli astronauti sulla Luna o della bandiera, ho messo questa foto perché anche questa è molto significativa come le altre di Apollo 8. Qui è stata fatta da Collins, che era sul modulo di comando. Questo qui è l'EM, questa è la Terra. È una foto che rappresenta tutta l'umanità tranne Michael Collins, perché qui c'è la Terra, qui ci sono Armstrong e Aldrin e il fotografo è escluso. Quindi è una fotografia dove si può dire che ci sono tutti gli uomini tranne uno. È simpatica anche questa. Prima di concludere, i libri che vi posso consigliare, che poi ho utilizzato per preparare la serata, storicamente Dalla Terra alla Luna di Jules Verne. Luna sì, ci siamo andati su tutto il discorso dei complotti e i dettagli tecnici delle missioni Apollo di Paolo Attivissimo, come quello di Luigi Pizzimenti, Progetto Apollo. Poi è uscito quest'anno appunto per il 50esimo, è solo in inglese, di Jeffrey Kruger, che è l'autore che ha scritto il bellissimo Apollo 13 con Jim Lovell. Qua Apollo 8 l'ha scritto solo lui. Se avete un po' di dimestichezza con l'inglese, ve lo consiglio, è molto bello, un romanzo tipo Apollo 13. Ho finito, vi ringrazio per l'attenzione. Qua ci sono un po' di ringraziamenti e un paio sono in sala che mi hanno aiutato la presentazione, quindi grazie, e se ci sono le domande, attenzione. Soltanto per il